Benvenuti. Nella puntata di oggi incontreremo uno dei personaggi più famosi dell'antichità, Spartaco, il gladiatore ribelle, l'uomo che ha fatto tremare Roma attraversando l'Italia da cima a fondo alla testa di un esercito di schiavi fuggitivi. Un simbolo degli oppressi già nell'Ottocento, quando nelle fabbriche d'Europa gli operai hanno avuto di nuovo la sensazione di essere trattati come schiavi, però anche la sensazione di essere tanti, una massa, e la voglia di farla pagare ai padroni. Il primo che ha menzionato Spartaco come un simbolo dei proletari è proprio Karl Marx, in una lettera a Engels del 1861, interessantissima. Marx dice: «La sera, per passare il tempo, sto leggendo la storia delle guerre civili romane di Appiano, nel testo originale greco». Già questo è degno di nota. Marx la sera, per divertirsi, legge in greco antico. Spartaco viene fuori come uno dei tipi più straordinari di tutta la storia antica. Un grande generale, non come Garibaldi. UFO beaming back at you. Marx detestava Garibaldi. Trovava che era un ingenuo, uno che si lasciava manipolare, che non avrebbe mai fatto la rivoluzione. Spartaco è un'anima nobile, un vero rappresentante del proletariato antico. Ma anche Garibaldi, naturalmente, apprezzava Spartaco. Qualche anno dopo in Italia esce un romanzone, Spartaco, di Raffaello Giovagnoli, garibaldino, con prefazione di Garibaldi. Garibaldi dice: «Anch'io sono un liberto, un ex schiavo», e auspica un futuro in cui non ci saranno più né schiavi né padroni. Garibaldi poi la rivoluzione non l'ha fatta, come Marx aveva previsto, ma quelli che hanno provato a farla davvero non si sono dimenticati di Spartaco. In Germania, dopo la Prima Guerra Mondiale, Rosa Luxemburg e gli altri che hanno provato a fare la rivoluzione e sono stati massacrati dai controrivoluzionari, avevano fondato la Lega degli Spartachisti, la Lega di Spartaco. E dove la rivoluzione l'hanno fatta sul serio, di Spartaco hanno continuato a ricordarsi. In Unione Sovietica, per qualche ragione, era soprattutto nel campo sportivo che Spartaco era importante. C'era la squadra di calcio dello Spartak Mosca, che c'è tuttora del resto. Invece non si fanno più le Spartachiadi, quei giochi che si facevano in Unione Sovietica ogni 4 anni, in concorrenza con le Olimpiadi borghesi, e mentre alle Olimpiadi ci va soltanto un'elite, i campioni, alle Spartachiadi ci potevano andare tutti. Un anno hanno partecipato 90 milioni di persone. Ma Spartaco naturalmente è un mito anche in Occidente, a partire dal grande film voluto da Kirk Douglas e di cui fu affidata la regia a un giovane Stanley Kubrick, Spartacus. Adesso! E anche lì è interessante notare che le radici sono comuniste, perché il film è tratto da un romanzo di Howard Fast, scrittore americano, comunista, e quindi perseguitato dai maccartisti, però premio Stalin per la pace nel 1953. E anche il film che Kirk Douglas ha voluto a tutti i costi e di cui ha affidato la regia a un giovane Stanley Kubrick, all'inizio è stato boicottato dalla destra americana, perché questi che si occupavano appunto di schiavi ribelli dovevano essere per forza dei pericolosi comunisti. Finché il presidente Kennedy non è andato a vederlo e ha fatto sapere che gli era piaciuto moltissimo, e a quel punto Spartacus ha anche vinto 4 Oscar. E da allora Spartaco è anche un mito americano. Tanto che in questi anni c'è una serie televisiva di grande successo dedicata proprio a Spartaco, che è già arrivata alla 3ª edizione. Per noi raccontare ancora una volta la storia di Spartaco vuol dire anche riflettere su come è difficile dare dei giudizi sulle civiltà. Una civiltà come quella romana, straordinaria, il mondo di Catullo, di Pompei, e che al tempo stesso dentro di sé aveva questo scandalo della schiavitù. E non è una cosa che vale soltanto per l'antichità. Buona visione.